Qui vediamo i due quintetti entrare in campo. Già secondo extra possesso per San Martino, e Webb da tre punti inaugura le marcature della partita. La palla va dentro, subito al raddoppio difensivo, però scala molto bene la difesa di San Martino e c'è l'intercetto da parte di Webb che spinge ancora sulla transizione, trova in mezzo all'area da solo. Partita molto forte la formazione in casa, altra tripla a bersaglio con Marshall, intanto il taglio sotto canestro di Gruda torna nelle mani di Marshall. Marshall l'uno contro uno ancora per Webb che prende un'altra tripla, già tre triple a bersaglio. Intercetto e contro intercetto rubata da parte di San Martino. Tonello, ribaltamento allo scarico per Webb che prende il tiro da lontanissimo, 3 su 3. Si va a giocare col 24 ancora Marshall, l'uno contro uno, dovrà forzare, mancano 6 secondi, l'uno contro uno di Marshall che si appoggia al tabellone di mano destra, 20 fila, 6 schio, Battisodo sul blocco per Lavender che prende l'arresto e tiro. I blocchi per le uscite di Fassina, anzi no, si cambia, poi si riceve Fassina di furbizia, da, torna fuori per Quiley. Quiley ancora per Gruda che prende il tiro da due punti e realizza filo da torcere agli attacchi. Intanto la palla per Kears, fuori per Marshall che prende il tiro da tre punti, realizza un'altra tripla. L'uscita di Mashadri che riceve palla alla pressione di Sandri, la palla in lunetta per Crippa. Mashadri sempre la pressione forte di Sandri, la palla, il taglio sotto canestro per la ricezione di Lavender. Ancora l'uno contro uno di Martina Crippa, la palla in angolo per Quigley. Quigley l'uno contro uno, 26 a 22, 5 a 24 per terminare il secondo quarto di gioco. L'uno contro uno di Marcia che lascia lì Battisodo, va in transizione con Quigley. Quigley l'uno contro uno, prende palleggio, arresto e tiro da tre punti, 34 a 25, 3 a 28 per terminare i primi due quarti di gioco. Il backdoor fatto molto bene da parte di San Martino, la pressione di Webb. Quigley sempre l'uno contro uno, si appoggia molto bene al difensore, il punteggio si porta sul 39 a 27, ancora Quigley dentro la palla per Lavender, la palla torna fuori per Tonello, ancora per Webb, per Marshall, Marshall la finta, l'uno contro uno di Marshall che brucia il difensore, appoggia il tabellone. L'uscita per Tonello, 4 secondi, 3 secondi, bene la palla per Melnica che realizza lo scadere del quarto. Schio con Battisodo, la palla per Quigley, Quigley la finta, il palleggio, arresto e tiro da 3 punti. Ancora Webb per Kears, la finta di Kears da 3 punti, parte in palleggio, ancora per Webb allo a 7 secondi dalla fine dei 24. Quigley ancora sul pick and roll, prende la rubata, fatta molto bene da parte di tempismo da parte di Kears che va, si invola in contropiede, segna, subisce il fallo per Tognalini. Tognalini che si gira sul perno, viene stoppata, la palla torna nelle mani di Sandri. Sandri 2 secondi, 1 secondo per Kears che allo scadere dei 24 realizza la tripla. Lavender ancora, Battisodo penetra e scarica per Lavender che subisce il fallo, che non riesce a controllare il pallone, già dall'altra parte Fassina, palla viva per Quigley. Quigley ancora l'uno contro uno, la palla per Mashadri che prende un tiro da tre punti e realizza, e la palla dentro per Gruda. Gruda l'uno contro uno contro Kears, la palla ribaltamento sul lato opposto per il tiro da tre punti di Marcella Filippi, riporta a meno uno lo schio. Prossima settimana ricordo che c'è l'altro derby veneto, quello tra Tonello con un'altra tipa, ancora Quigley in uscita dai blocchi, ancora un'altra tripla a bersaglio. In transizione il Famila con Battisodo, la palla per Lavender che realizza il primo vantaggio della partita dopo quasi 34 minuti sotto le plance. E ancora l'uno contro uno di Marshall, penetra e scarica, fatto molto bene per Jasmine Kears con recupero da parte di Schio, e già dall'altra parte Quigley a appoggiare la palla di tabellone, sbaglia il tiro, ancora la palla per Quigley che non ci pensa due volte, prende il palleggio, arresto e tiro da tre punti. Lo scarico fuori per Crippa, Crippa il pick and roll con Lavender, ancora che fa pick and pop e riceve un altro tiro e prende un'altra soluzione dalla media distanza, più 4 schio sul 67 a 63. La palla buttata via San Martino, poi recupera palla e per terra Kears che riesce a dare una palla a Manica, si va dall'altra parte con Marshall che si vuole in contropiede, l'uno contro uno di Marshall, forse c'è anche il fallo, realizza però Webb che corre sui due blocchi, non riceve, allora penetra Marshall, prende lo step back e pareggia la partita a quota 67. Il Famila, la palla per Quigley, il raddoppio sotto canestro da parte di Marshall, Marshall che chiude molto bene e poi la palla persa da parte di Quigley, la ricezione da parte di
Lavender che dà nelle mani di Quigley, pressata da Tognalini che le mette pressione sul tiro a tre punti, che è cortissimo, 24 secondi e ultimo possesso probabile di questa partita, salvo overtime, nelle mani del Fila, con Marshall con la palla viva, l'uno contro uno di Marshall che va fino in fondo ad appoggiare di tabellone il 69 a 67, la raddoppio su Battisodo che riceve palla, però penetrazione di Battisodo e fallo subito da parte di Battisodo e ritenuto antisportivo da parte degli arbitri sicuramente. Intanto Battisodo in lunetta sbaglia il primo, Battisodo col secondo tiro libero a disposizione, dentro e fuori anche questo. Fassina che dà nelle mani di Quigley che prende il tiro da tre punti, ha sbagliato il tiro, il rimbalzo controllato da Tognalini, due secondi, un secondo, finisce la partita e vince San Martino di Lupari 69 a 67 contro il Famila Schio. Partita bellissima qui a San Martino.